parte delle persone che danno. Ho voluto dare felicità alla gente con il mio canto, anche se per me non è rimasto molto. Sono una creatura del destino. Il destino mi ha scelta, mi ha voluta così. Casta viva, che in argenti queste sacre antiche piante, a noi volgi il bel sembiante, senza lume e senza velo. Spargi in terra quella pace che regnare tu fai nel cielo. Thank you.
Bravo. Eppure, anche la sua vita fu visitata dalla felicità. Conobbe l'affetto, la fama, conobbe l'amore. A salvarla dall'anonimato di New York fu un italiano, il tenore Giovanni Zenatello, che nel 1947 le propose la Gioconda all'Arena di Verona. Non fu successo, ma conobbe l'industriale Battista Meneghini e qui nacque la loro storia d'amore e professionale. Maria, nata a New York, aveva imparato l'italiano studiando i libretti delle opere ed ora era circondata da persone che parlavano il dialetto veronese. Le sue lettere a volte sono buffe, con frasi costruite all'anglosassone, espressioni dialettali venete e vocaboli poetici tipici delle opere liriche. È una lingua a sé, che fa sorridere di tenerezza della sua spontaneità. Battista mio, hai tutto di me, tutto, fino al mio più fine sentimento, al più piccolo pensiero, vivo per te. Ma non prendere questo amore e chiuderlo nel tuo armadio, cerca di amarlo. Caro amore mio, oggi ho preso la tua lettera ed ero così felice. Tu, vedo, sei proprio innamorato della Callas, l'artista. Dimentichi tu l'anima mia, la tua lettera era bellissima, tanto cara, ma volevo un poco di Battista e Maria dentro, non Meneghini, verso la Callas. Le sue lettere diventavano numerosissime quando stava lontana per molti giorni. Solo da te prego di non dimenticarmi, di pensare a me un poco, di amarmi un poco, amore, mi sento così sola qui. Mio caro, caro amore, le tue lettere le ho bevute e pareva un gran balsamo e dissetante per questa sete che ho per la tua presenza e avvicinanza. Stamattina ho avuto la più bella e felice sveglia, i tuoi fiori. Amore mio, molto stupidamente ho incominciato a piangere, come una bambina dalla gioia. A volte reclamava più attenzione e una dedizione totale. Sono piena, piena di te e l'unica mia felicità è quando sono vicina a te. Pensa questo e vogliami bene anche e vivi per me come io vivo ed esisto per te. Conoscendomi e cercando di sentire invece di leggere queste parole, capirai quanto valore e peso hanno. Sono tua e non ho altro desiderio che di essere tua, tua eternamente, Maria. Maria sapeva essere anche allegra e leggera, come ad esempio nei bigliettini di cui cospargeva la nostra casa. Tua Maria, tua, tua, tua per sempre, Mariosca! E a tuo paiassa, paiasso che non ti sia altro. Ti adoro di più ogni anno, Maria, tua sempre. Guarda, devo erme sempre bene, se no ti spacco la vigna. Del nostro matrimonio avevamo parlato fin da subito, ma le pratiche andavano a rilento e Maria era spazientita. Ciò che accadde prima della sua partenza per l'Argentina ha dell'incredibile. Sai, Battista, stanotte non ho dormito. Ho preso una decisione che potrà dispiacerti, ma non la cambierò. Io partirò solo se prima ci sposeremo. Restai un attimo frastornato. Ma ormai non è possibile, dissi. La partenza è fissata per questa sera. Chi sa che le carte non sono pronte. Battista, io non parto se non mi posso chiamare Maria Meneghini,
parlava con quella calma che avevo imparato a conoscere. Quando usava quel tono tranquillo e pacato, voleva dire che niente, nessuno, sarebbe riuscito a smuoverla dalla sua decisione. D'accordo, disse allora, farò tutto il possibile, ma tu intanto prepara le valigie. Io le preparo, ma le chiuderò solo dopo che saremo sposati. Erano le 9 di mattina. Mi lanciai in quell'impresa disperata, coinvolgendo amici, segretari, monsignori, cancellieri e vescovati. Serviva anche un prete disposto a sposarci. Il mio amico Orlandi mi portò da un parroco che conosceva. L'aspettai in macchina e ho parte dopo un'ora. Battista, ecco le tue carte. Ma come hai fatto? Chiesi incredulo. Lascia perdere, rispose. Pensa a sposarti. Restava ancora una piccola difficoltà. Siccome Maria non era cattolica ma ortodossa, il rito andava celebrato in un luogo sì consacrato, ma non in chiesa. Il parroco proponeva la vecchia sacrestia, che usava come deposito. Va benissimo, dissi io, e mi precipitai da Maria. È tutto pronto, le annunciai. Stasera ci sposiamo. Mi sentì mancare, mi sedetti sul letto e cominciai a piangere a dirotto. E si mise a ringraziare Dio e la Madonna e i Santi. Non l'avevo mai vista così felice. L'aiutai a chiudere le valigie e ci avviammo verso la chiesa. Questa donna, che ha rivoluzionato l'arte e il melodramma, ha sconvolto e rivoluzionato anche la mia vita e alla fine l'ha distrutta. Lei soffriva per quello che aveva, ma mi voleva veramente bene e non mi sono mai pentito delle scelte che ho fatto per lei. Thank you.
Quelli furono anche gli anni del successo e della gloria. Dopo Veruta, Maria conquista tutti i teatri, Venezia, Trieste, Firenze, Roma e infine la Scala di Milano. Arturo Toscanini, che desiderava mettere in scena il Macbeth con la musica di Verdi, convoca Maria per un incontro di prova. Si siede al piano e lei canta alcune parti del Macbeth, l'opera maledetta. Alla fine, il maestro dice: non ho mai diretto quest'opera, perché non ho mai trovato una cantante capace di interpretare degnamente Lady Macbeth. Adesso l'ho trovata. Così sarà proprio col Macbeth che la Callas inaugurerà nel 52 la stagione della Scala. Anche l'incontro con Luchino Visconti sarà decisivo. Una collaborazione assoluta, fatta di rispetto e devozione reciproca. L'aiuterà ad affinarsi nel corpo e nell'espressività teatrale. Parlando della Traviata, interpretata dalla Callas alla Scala, così scrisse a Battista: via Maria, che se mi assumerà come giardiniere, io ci verrò volentieri. Così almeno da una finestra aperta la sentirò cantare. Perché, vedi, tutte le Traviate che verranno in futuro avranno un po' della Traviata di Maria. Le violette future saranno delle violette Maria. Maria ha insegnato. Franco Zeffirelli, che la diresse in diverse occasioni, dirà: così come nella direzione d'orchestra c'è un prima e un dopo Toscanini, nell'arte lirica c'è un prima e un dopo Callas. Per Raina Cavaibasca, la Callas, con la sua voce, ha rovinato tutti i soprani. Io e lei siamo molto lontani. Io sono una cantante, la Callas è un'epoca dell'opera. La fama conduce Maria a provare nuove curiosità verso la vita e la società che la circonda. Milano scopre la Callas e la Callas scopre Milano con la sua mondaneità. E dopo Milano verrà il Metropolitan di New York. Il mondo intero la chiamerà divina. D'amore al dolce impero naturo iun soggiace. Dov'è quell'alma audace che non apprezzi amore? Chi misero non sente la fiamma sua possente, di smalto al cuore in petto, o mai non ebbe un cuore. Dunque godete, amanti, i vostri lieti istanti, or che grida in volto di giovinezza il fiore.
Cristina avviene a Monte Carlo nel luglio del 59. Onassis entra nella vita di Maria quando lei ha 36 anni. Realizzata come artista, sente ora il bisogno di realizzarsi anche come donna. Abbandona Meneghini e si butta a capofitto in questa passione. Ma non avrà la vita sognata. Il loro sarà un amore distruttivo. Brutto e violento, come lei stessa lo definì. Il matrimonio che Onassis le aveva promesso non arrivò mai. Sarà un continuo tradimento. Del matrimonio con Jacqueline Kennedy, Maria ebbe notizia dai giornali. Da come sono andate le cose, non possiamo restare amici. Come potrebbe essermi amico dopo avermi umiliata così? Io non provo rancore, solo tanto dolore. Non riuscirà più a guarire del tutto dalle umiliazioni subite in quegli anni. Lo aveva amato disperatamente, come l'eroina dei melodrammi che aveva tante volte incarnato. Una voce poco fa qui nel cuore mi tuonò. Il mio cuore ferito è già. Un bel dì vedremo levarsi un filo di fumo e poi la nave apparirà. Vedi? È venuto! Mi metto lassù. Sul ciglio del colle e aspetto, come sicura fede, l'aspetto. Thank you.
delle lettere, lui le scrive, tu sei come una pietra preziosa. Lei si firma Maria Fanciullina. Eppure Maria, che già si era sottratta alle proposte cinematografiche di Visconti e di Zeffirelli, aveva accolto con sospetto l'idea di girare un film con Pasolini, pensando di trovarsi di fronte un intellettuale barricadero. Fu invece disarmata dalla sua dolcezza, dalla sua malinconica sensibilità. Capì che era indifeso come lei. Ben presto il coinvolgimento diventa profondo, tanto che Maria spera che quell'amore possa sbocciare pienamente. Maria è una bambina, ripete premurosamente Pasolini. Ma a volte i ruoli si scambiano ed è lei ad accoglierlo per consolarlo delle sue pene. Dacia Maraini descrive come Maria facesse di tutto per stargli accanto e come seguisse ogni indicazione che dava. Pira degli Esposti ricorda la dolcezza con cui Pasolini esclamava: sei splendida, Maria. Le disegna ritratti e gli dedica poesie come questa: tu doni, spargi doni, per me c'è un vuoto nel cosmo che da là tu canti. O bambino caro, se l'amassi in darno andrei sul ponte vecchio, ma per buttarmi in arno mi struggo e mi tormento, Dio, vorrei morire. Tutto nella vita della Callas fu un titolo a 8 colonne. Anche quando la voce non la sosterrà più come prima, il mito avvolgerà ogni suo atto. Il
fascino sprigionato della Divina continuerà a sollevare clamore ogni sua apparizione. Maria Callas è come l'Acropoli, ancora più bella quando è in rovina. Gli eventi a cui partecipa ora le sembrano modi per sopravvivere. Compie due lunghe tournée con Giuseppe Di Stefano, incide dischi, rilascia interviste come questa. Dio ci ha dato la vita che noi non abbiamo chiesto. Bisogna essere forti, bisogna trovare ogni giorno la forza di essere almeno degni di questa vita, essere degni di se stessi. Nel marzo del 75 la raggiunge la notizia della morte di Aristotele Onassis. In novembre Pasolini viene assassinato, di lì a poco morirà Visconti. Assieme a loro scompare anche una parte di lei, della sua arte e del suo amore, lasciandola più sola che mai. Quel popoloso deserto che appella a Parigi. Riesci a sentirla? Riesci a sentire l'angoscia nella sua voce? Così fui sola. Fu in quel dolore che a me venne l'amore, una voce piena d'armonia che dice: vivi, vivi ancora, io sono la vita, nei miei occhi nel tuo cielo, tu non sei sola, le lacrime tue io le raccolgo, io sono il Dio che sopra il mondo scendo e fa della terra un cielo. L'anno dopo, settembre 1977, un lunghissimo corteo, formato da gente comune e personalità venuta da ogni parte del mondo, seguirà le sue spoglie. Le ceneri verranno sparse al vento del mare Egeo, il suo mare, come lei aveva chiesto. Ora siamo soli. Del cielo che udì la voce, salvati all'ombra di questa croce. A te sia gloria, o Dio clemente, padre dei miseri, onnipossente, ti accolga dunque Dio. Thank you.
nostra soprano non vuole dire due parole rispetto al bis che abbiamo pensato di proporvi, che dirò io, abbiate pazienza, visto insomma il momento, la vita della, appunto, di Maria Callas, dalla Tosca di Puccini, bis idati.